Chapeau, il 3-0 di Scandicci a Iesi sulla Lardini Filottrano fotografa il gran momento delle toscane, che continuano a vincere anche in trasferta. Dall'altra parte la Lardini arretra di qualche passo rispetto a quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane, ma di fronte a Malinov e compagne e al gioco espresso stasera non c'è stato nulla da fare. Le marchigiane iniziano con grande verve, ma è Angelina a pagare subito le conseguenze di un avversario che spinge tantissimo in battuta per punire poi in attacco. La schiacciatrice della Lardini finisce nel mirino del servizio potentissimo di Brisio, che chiuderà da top scorer con 14 punti e Pietrini votata MVP, mandando in tilt la regia di Papa Fotiu, costretta a macinare chilometri. Il break arriva proprio dal servizio di Scandicci, che si porta al primo set point con 8 lunghezze di vantaggio, e a nulla valgono le tre palle set annullate perché comunque il gioco premia Scandicci. Nonostante il cambio Bianchini-Angelina per trovare più precisione in ricezione, Scandicci continua a martellare, trovando anche dal centro punti pesantissimi con Stevanovic molto incisiva. Il secondo set, il più equilibrato, vede il ritorno della Lardini, che con Nicoletti prova il tutto per tutto, ma c'è sempre da fare i conti con una Pietrini bellissima da vedere e rivedere. Il 25-21, che vale il 2-0, non è mai in discussione, anche se coach Mencarelli si raccomanda di non abbassare la guardia, perché con la Lardini non si sa mai. Partenio, l'ultima a mollare, ci prova fino alla fine, e la sua solidità in seconda linea, con la sua efficienza in attacco, con 12 punti, la migliore, prova a tenere a galla la sua squadra, che si deve arrendere però inevitabilmente alla maggior forza fisica e non solo delle avversarie. Anche nel terzo set l'inerzia del match è sempre dalla parte delle toscane, che si migliorano in tutti i fondamentali, e neppure l'ingresso di Mancini per Grant, poco reattiva stasera, sposta gli equilibri. La 13ª giornata Iesi si chiude senza sorprese, vince la squadra più forte, Scandicci, e per la Lardini il pensiero è già all'anno prossimo, il 2020, l'anno che dovrà essere quello della salvezza.